Ciao belli! Ciao ragazzi, la seconda puntata Allora, della delle guida terre delle selvagge. terre selvagge. Allora, quello che faremo oggi è tutto questo blocco, come Esatto, con dicevamo. il Prenderemo, dedalo. includeremo anche alcuni semicorogo che sono formalmente in questa Sì. zona, che sono un po' a ridosso. Ce n'è anche uno qui, però questo non lo includeremo, lo lasceremo per quella puntata. E oltre a questo ci restano anche due sacrari da fare. E quindi, Che bando alle uno dei ciance. quali è il dedalo. Esatto. Se potete vedere qui sotto una zona che già abbiamo visto l'altra volta, ossia il limite estremo da cui siamo partiti. Ma guarda lì chi c'è! Qualcuno che vuole morire con una Questo nel freccia! let's play l'avevamo fatto, io me lo ricordo. Sì, può essere, sì. Sì, perché vicino al dedalo ci siamo arrivati. Siamo sicuri che qui non ci abbiamo. No, non ce n'è cosa da prendere Vuoi sconfiggere? qua. Ma sì. Tanto si alza sicuro. Sì. Eccolo. Ok. Dicevamo, i primi semicorogo sono qui dietro, quindi c'è parecchio ancora da correre e da scalare. Tra l'altro è anche la zona in cui, vicino alla zona in cui si ergono i tre pilastri del DLC della zona del deserto, quello là dove troviamo i quadri, li vedete qui sopra? No, un altro. Questo lo Ai. velocizzeremo, ragazzi. O lo tagliamo. Sì, intendo quello. Ah, no, tu non sei. Io ho già pronto a uccidere lui invece. Va bene, bene così. Questo non lo velocizzeremo e non lo taglieremo, ragazzi. Allora. Zona chiaramente in cui c'è stato qualche scontro con le cose. Comunque, ci stiamo avvicinando. Allora, dovete arrivare qui È vicino. qua Vedete questo blocco sopra, che c'è in alto qui? esatto. Dovete andare là, quindi noi facciamo così, va. Mi vai? Sì. Inizia forte. Fastidio, vero? Bravo, fallo direttamente qua sotto. Mi vai? Ciao. Eccolo. Oh. Yaha! Eccolo, vedete sullo sfondo lì. Semekorogu, perfetto. Ciao caro. Tra l'altro è pieno di scatole lì. Allora, dopo questo, dobbiamo andare qua. Quindi, semplicemente seguire la strada in sella al nostro fido destriero Hyrule Zero. Iron Zero. Così si chiama. Non me lo ricordavo. Fa freddo comunque. No, no, no. Nel senso, è fatto niente. Siamo esattamente da dove eravamo partiti. No! Quanto ho rischiato. Allora, io spero che non sia qua invece. No, no. Lo sai che potresti aver ragione. No, Black, non me lo dire. O è qui sotto? Metti un teletrasporto. No, secondo me sta qua. Quindi io piazzo comunque un teletrasporto perché essere convinti è un conto. Ma sbagliare per convinzione l'abbiamo già dimostrato in qualche puntata fa. Quindi, secondo me è Dici qui. sta Questo qua sotto. spero almeno. Che tipologia è? Hai Eccolo, non è quello, è il sassetto. visto un sassetto tu? Sì, lì. Dove? Ah, tu dici lì proprio. No, non vedo bene. No, questo è quell'altro, questo è quell'altro, questo è quell'altro. Ah, ma forse allora sta tipo in Sta qualche. incastrato da qualche Guarda, se è parte. qua io li odio. Però a No, questo punto ho no. dirotto e vado prima qua. Eh sì, infatti ho visto qualche sassetto, sì. Ah, qua c'è. Devi metterlo qui al quarto là, angolo. Sì, ma dove sta? È là, accanto alla finestra. Accanto alla Ecco. legge. Non l'avevo proprio visto. Prendi su. E dagli un po'.
comunque non è che voglio tanta precisione. No. Vabbè, anche perché sennò c'è il rischio che fai mille tentativi e diventa fastidioso. Sì. Secondo allora, me è proprio sotto, te lo dico, perché secondo me... Eccolo, ne sono infami. Siete delle persone peggio voi di Nintendo. Yahaha! Oh, perfetto. E anche questo è preso. Ora... Torniamo su. Il prossimo okay. sta più o meno qui, ragazzi. Sì. Quindi c'è da fare tutto il questo giro del blocco è un po' al confine, e andare qua. Però noi lo includiamo. Esatto. Sì, ora quelli che vedremo da questo lato un po' al limite. Ecco, siamo in riserva, eh. Attenzione. Niente, io qua non capisco perché tiri fuori la spada. Non ti arrabbiare. Attenzione a guidare tipo pazzi in questa zona perché può essere pericoloso. Levati. Soprattutto se siete coyoti. Ho anche detto di levarsi, eh. Troppo tardi, gli hai detto. Neanche usato il se lui è distratto. Ma li miri proprio? Quello l'ho mirato, sì, perché sennò appena... Siccome siamo in zona... Ecco, poi diventano sotto. Fastidiosi. Intanto sta giù. Teletrasporto. Colloca. Sì, perfetto. Ok. Secondo me è qua. No, non vedo un sassetto. No, è più giù. Se poco sotto. Sì, sì. Che fastidio. O c'è un'altra parete da rompere. Sì, qua sotto. Eccolo, dai. Papparabà! Con la caccola nel naso. Via. Dopodiché. Okay. Adesso dobbiamo andare in cima al monte Morganit. Nel dettaglio, quindi, ragazzi, visto che è abbastanza facile, ci vediamo qui. A meno che non ci sia qualcosa, come sempre, di caratteristico da vedere. In quel caso lo includeremo. Sì. A dopo. Allora ragazzi, allora, siamo in un qua. Punto che vedevamo da parecchio, perché questo pinnacolo qui si notava già parecchio tempo fa, pieno di sì. erbe del gelo, ovviamente. Ricordatevi qua, sì esatto, fa freddo. Freddo, ho dovuto mettere ben due capi di bestiame. Questo è qualche semicorolo o qualche cosa del sagrario sicuro? Secondo me... O è una... No, è un nascondiglio naturale, quindi secondo me devi andare... Ok. Devi andare lì sopra. Ah, è qui solo proprio? Solo al pinnacolo, sono. Questa è roba del sagrario, io ne sono sicuro. Ovviamente su quello più alto. Certo. Eccolo. Eccolo. Che bella vista. Guarda, lui c'ha proprio... Domina la vallata, siete pure la città dei Goron. Ah no, quello è l'avamposto, mi sa, sì. Sì, la città dei Goron. Non tirate sassi in montagna. Sì, è vero. Allora, sì, sti cosi servono sicuramente al sagrario. Cioè? Io penso, non lo so. Però ho una sensazione di utilità di queste cose. Sì, perché li vedremo. Qua ci sta un sagrario. Però comunque. Vai nella casetta lì a vedere che c'è. Vai a vedere là. Dobbiamo cercare questo sagrario perché è proprio qua. C'è un sagrario che però sopra. Non pinga, quindi c'è qualche sfida sicuramente del sagrario. Non hai selezionato i sagrari. Attenzione, questi sono segreti di diario del Monte Nevoso. Vuoi leggere il diario? Prima pagina. Questa è la testimonianza delle ricerche sulle prove dell'eroe che giace sulla prova dell'eroe che giace dormiente tra le cime innevate delle terre Gerudo. Primo giorno di ricerca. Eccomi tra queste cime innevate alla ricerca della prova dell'eroe descritta in un antico testo. La prova dell'eroe giace dormiente in un piedistallo sui monti innevati delle terre Gerudo. Ho finalmente raggiunto il piedistallo descritto in questo testo. Pagina seguente. Settimo giorno di ricerca. Sono passati già 7 giorni da quando ho scoperto il piedistallo e sono ormai al fondo delle mie scorte di cibo. Ho però colto un indizio nel testo che mi fa da guida. Che potrebbe essere la chiave per risolvere questo mistero.
Intanto si fa notte, ci sono delle Le nuvole, si vede. nuvole, sì. Quando il piedistallo sul monte innevato risplende, accendi le tenebre. In questi 7 giorni, in effetti, ho notato come a certi orari il piedistallo emani una luce soffusa. Ma non ho assolutamente idea di cosa significhi accendi le tenebre. Ho perso il conto dei giorni. In qualche modo sono quasi a un passo dal conoscere la verità che si cela dietro questo piedistallo. Ho capito che le tenebre si riferiscono a un'ombra. Ora però che le scorte di cibo sono esaurite, mi è impossibile proseguire la mia indagine. Finito. Diario del Monte Nevoso. Quindi dobbiamo aspettare che Si fa ci sia notte in un un'ombra. No, determinato. Ah che no, ci sia giusto. un'ombra sopra Ah, è l'ombra il piedistallo. del pinnacolo forse, però il piedistallo si Ah, dovrebbe sì, il vedere. piedistallo è quello là vicino al pinnacolo. Tu dici, eh? Allora, intanto andiamo là. E poi secondo me devi mettere una freccia di fuoco. No, perché sarebbe uguale. Ah, vediamo se c'è il quello è il piedistallo. Adesso sta all'ombra. Ah, Sì, però di solito le prove c'è il piedistallo del sacrario, è quello che sto a dire. giusto. Quindi secondo me non è questo. Allora ragazzi, Allora, quindi noi abbiamo un po' esplorato il in giro fuoco intanto, non guardate un po' c'entra dov'è il molto. piedistallo, no? E in realtà quello che bisogna fare Alle 4:20. è proiettare un'ombra. Esatto. Esatto, bisogna proiettare un'ombra su proprio il cuore del centro. Però dobbiamo aspettare. Sì. Possiamo campeggiare? No, ormai no. No, ci conviene far E passare il quindi tempo, quindi ci vediamo tagliamo. fra un po'. Ciao! Allora Ecco ragazzi, ragazzi, si è alle 4 come acceso. vedete, Madò. no, non ora, eh. Vai. Quello che dovete fare è cadere giù. Mannaggia, guarda. Niente. Guarda, no, vabbè, ma guarda quell'antipatico. Cioè, è arrivato proprio nel momento. È fatta apposta, è Dai, fatta apposta. ancora ci sei. 20, 20. Niente. Così abbiamo perso tempo. So, però se questo non abbiamo perso in realtà, dobbiamo prendere l'altra palla. Mi Allora, quello che va spieghi? fatto, appunto, è prendere queste palle e proiettare Esatto. l'ombra esattamente lì. Solo che Vai ancora, ancora. non è per niente facile Vai un fare pizzico. quest'ombra. Un pizzico. Oh, ce Eccolo! l'abbiamo fatta. Certo che era parecchio strano perché il bagliore dei chema, No, cioè ma il più che bagliore è il coso altro. che si accende, ok, però non era per niente chiaro questo. No, infatti. Quindi solo grazie alla guida noi l'abbiamo fatto, ammettiamo. Certo, Sì, c'erano sì. tutte queste palle in giro sospette che io intuì perché è stato quello già da su che mi ha fatto Sì, venire. è vero, è vero. Però l'indizio era proprio parecchio strano stavolta. Diario del Monte Nevoso, completato, quindi vediamo un po'. Il nostro sacrario e poi torniamo alla lotta per Semikorogu e affini. Sacrario di Suma Sama, ci vediamo dentro. Ah, già che c'è l'acqua. Vabbè, Benedizione di Suma Sama. Ah, giustamente, dopo giustamente, aver fatto cioè. questo, era anche abbastanza tosto da intuire. Normale. Un vestito magari, scimitarra Ah. chiar di luna. Me Questa la non ce ricordo, mi sa di l'abbiamo. no. Allora, proviamo a farci un selfie per vedere se ce l'abbiamo. Vedi, non ce l'abbiamo. Chissà che non serva per qualche quest. Mazza, poi è bella proprio l'Elsa. Sì. Comunque, questa. Ok. E anche questo è fatto. Stavolta Cavoli, cercherò di fare stavo la foto, Bianca. aspettando. C'hai fatta, io ho lasciato degli indizi abbastanza bislacchi. Sì. Sì, buon uomo, sì. Sì, buon uomo, sì. Sì, Ma vai, possiamo prendere altri cuori? vai, vai. Ma possiamo. Ha voglia cuori che possiamo prendere. Quanto siamo Siamo a adesso? 13, tipo. È che non ci è 13. capitato. Sì. Tanto la città Gerudo c'ha. Vero. Ora apriamo. Alla città Gerudo. Quando arriveremo lì, scaricheremo Siamo a tutto. 93 sacrali. Esatto. Io non voglio vedere la percentuale. Sono un sacco curioso in realtà. Allora, e ora parte una sfilza di Semikorogu E il prima tetano. di arrivare al tetalo. Chissà come sarà sto tetalo, sono proprio curioso. Sono un sacco curioso oggi. E nulla, quindi cominciamo con i Semikorogu.
Allora, vedete il punto che Allora. sto più o meno da ste parti? Ce n'è uno. Dovrebbe essere abbastanza tricky da vedere, poi dobbiamo tornare in realtà qui in quota. Però prima prendiamo questo. La scatola. Esatto, ci tenevo. Che ora che gli abbiamo date 55, tizio. Mi sa che è proprio qua sotto, perché ci deve essere poi una cosa da far esplodere, mi pare. Non ci stiamo allontanando. No, in realtà non ci stiamo allontanando perché è proprio in linea. Sopra non c'è È niente. destro, infatti. No, bisogna scendere ancora. Sì. Allora, secondo me sarà tipo tantissimo in giù. Forse Sicura che non è un eccolo, sassetto? eccolo, eccolo. Sì, forse questo qua non è da esplodere. Che Eccolo. fastidio, guarda. Un pizzo nascosto. Questo se uno non passa per sbaglio Vabbè. non l'avrebbe mai visto. Alcuni Quindi, preso devono questo, essere. infamelli, sì. Anzi, Però. vediamo la vista. Se l'hanno messo qui è perché Secondo c'è una me bella vista del perché. dedalo. Che Oh, che bello. bello il dedalo. Allora, noi Quindi, dobbiamo ma questo andare. sembra molto più simmetrico. Vabbè, sono Dobbiamo tutti. andare dove c'hanno queste pozzanghere, che non le vedi da qua però. Ma sono più in alto. Sì, e allora Quindi io ci torno su, teletrasportiamo. perché poi ce n'è pure due qui. Quindi facciamo questi due intanto. Quindi ci teletrasportiamo e poi ci dirigiamo verso l'acqua. Lo facciamo assieme anche perché questa puntata non dovrebbe venire troppo lunga, a meno che No, non infatti. perdiamo 12 ore dentro il Nel dedalo, cosa dedalo. probabile. Allora, il primo andiamo proprio qui, nel cespuglio, sì, nel cespuglione, ciao cuore. Avete capito, no? Nel Nel laghetto, tra là là. Però è dopo quest'altro piano. Ok, sì, ciao ragazzo. Ma se io ti ignoro, che sei uno di quelli che congela, quindi. sotto, ovviamente da scongelare. Esatto. Si attiverà? No, No, è rotto. Oddio, no, è è rotto. rotto. Oh, questi non danno niente. Allora. Abbiamo solo 5 però. Lo so. Lo usiamo fino all'ultimo, anche perché quello è nell'acqua, quindi mettergli un fuoco acceso vicino non è così facile. Ce l'hai un piccolo. Una piccola zona, però. Proprio. Che antipatici che siete. Scusami, e quello? Oddio, e No, lo adesso? devi. Forse lo devi fare quando c'è meno acqua. E quando c'è meno acqua? L'acqua in questo gioco aumenta e scende in funzione di quanto piove e simili. Provo a mettere comunque della legna, perché magari riusciamo, visto che il livello è basso, ad accenderla. Sono molto arrabbiato con questo semecrogo. Ok. Stiamo a finire. Ma qua non si passerà mai. Infatti. Devi farlo qua sopra. Tra l'altro una l'abbiamo rotta. No, la fascina. Ah no, non ci vuole. Ah, la La vedi vascina bene. sì, la roccia non si è rotta. Devi metterlo più al centro. Fammi mettere questa, così nel caso. Beh, certo, non fa scintilla uno. Giusto. Questa, cioè, vi rendete conto cosa hanno pensato pure. Corri. Eccolo. Sì. Capito? Ok. Sì che dovete fare, ragazzi. Meravigliosa questa Sì, cosa, eh? perché là c'è un pezzo di terra lontano dall'acqua. È bellissima come idea. Bravi, bravi, bravi. Bravi, bravi. Ok, mi ha fatto sprecare parecchia roba. Ora, qui ce n'è un altro, mi sa, qui sopra. No, Ah, forse è no, qua. esatto, però c'è anche in quell'altro stagnetto tutto a Ma sinistra. prima, vabbè, metto Quindi qua, vado giù scendiamo, e vediamo poi. quale fare prima. Sì, andiamo
prima lo schema di pietre. Sì, e poi sì. torniamo ai laghetti. È finito le puntine. Vabbè, non è un problema. Tanto qui le recupereremo alcune. Carino questo Semikorogu. Quando c'è un minimo di sfida è sempre più piacevole. Ecco, il sasso stava là. Riprendi e porta. Prendi e porta, prendi e porta. Zitto, porta, porta e porta. Porta a porta. Porta a porta. Porta il porta a porta. Oh, preso anche questo, torniamo su per il prossimo. Esatto, che sta tutto a sinistra. Allora, ragazzi, il prossimo, diciamo, sta in quest'ultimo esatto, laghetto. Esatto, in quello tutto a sinistra. Quindi si corre e si scende verso l'ultimo laghetto. Comunque già fa freddo, puoi vedere tutta sta neve. Davvero, te lo fa... è un'esperienza questo. No. Ragazzi, dai. Non ci abbiamo tempo da perdere con voi. Stolti. Va. E abbiamo finito le frecce di fuoco. E invece no. Una ce n'è rimasta. Povero però, eh. Ah, delle bufere. Quanto questa ci potrebbe servire. Allora, qui da qualche parte ci dovrebbe essere. No, nell'altro, più a sinistra. Ah, siamo ancora. Sì, sì. Quindi ho ucciso questo povero Kelpie per niente. No. Ah, vabbè, però ora. No, mi serve quella di legno che ho appena buttato. Sì. Leva il braccio. Comunque forse il braccio prende fuoco. L'osso. Eh sì. Meglio la mazza. Insomma, portatevi dietro roba che fa fiamme, ragazzi, perché serve qui. E qui ti ripropongono la stessa cosetta. E intanto sta finendo. Ce ne abbiamo solo 4. Ah, a parte ci abbiamo... No, la bacchetta di fuoco ci serve. Poi devo stare attento pure che non si consumi. Che non ti bruci. No, perché dopo un po' si consuma il legno se lo lasci bruciare, no? Per sicurezza facciamo questo. Oh, guarda le goccioline che scendono. Zitto, sciogli, 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 zitto, sciogli. No, non te lo dice. No, col fuoco no, se ricordo bene. Zitto, sciogli, 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 zitto, sciogli, sciogli, sciogli. Non so perché mi senti parlo con Dorino. Bravo, bravo, insegna tutto. Vedete ragazzi, i fuochi bisogna sempre stare attenti perché è rischioso. Che fastidio. Una bella freccia di fuoco è molto più rapida. Dai, ce la dovremmo fare. Ah, via. Ah, riusciranno i nostri eroi. Eccolo. Oh, perfetto. Gli ultimi 4 Semikorogu, se ricordo bene. Ora, uno sta qui ed è una gara. Di qua c'è un altro, quindi andrei alla gara prima. Siamo un teletrasporto qua, che non si sa mai, sbagliamo qualcosa. Dove per sbagliamo intendo sbaglio qualcosa. La visibilità è pressoché inesistente. Eccoci. Allora, quello è quello là del... Sì, quello grosso che va verso esatto. C'è un segreto nelle vicinanze. Sotto di noi. Tanto vediamo il dedalo dall'alto, dove torneremo a breve. Potremmo entrare in questi buchi. Il segreto sta là. C'è Maleficenza Ganon là dentro. È vero. Sozzeria Ganon. Eccolo, lo vedo. Sì. E io vedo anche un sacrario. Dai, dai, dai.
ma fa freddo. No, non più. Fa freddo di notte poi. Di giorno È mattino adesso. no. Certo, no, qui a quanto pare non fa freddo e basta, perché insomma è 4 di notte. Mi pare strano che non fa freddo. Che bello avere la stamina. Allora, sappiamo tutti cosa dobbiamo fare a questo punto. Mettere un Mamma mia, comunque è lo teletrasporto. strumento più Sì, bello nella storia. infatti. Guarda lì che c'è. Ah, ma forse Dobbiamo era quello che abbiamo trovare ammazzato. Mi sa che il cuore dovevamo dei vari. regalare. Infatti, Però lo possiamo te fare pure da sotto. Certo, lo. è Sì, molto c'è meglio da sopra, tanto. però. Però c'è tanto. A voglia, tempo. Ta-ta-da-da. Yahaha! Perfetto. Perfetto. Ora, da qui. E quella di Revali. Niente, è finita. Ma Non abbiamo più rivali. Esatto. ci abbiamo un teletrasporto. Così, da qui, paraveliamo verso gli altri. Tre semicorogu ancora. Allora, uno sta Allora. lì sopra, ma purtroppo non abbiamo più Revali. Quindi ci vediamo là sopra? Esatto, va, oddio, vabbè, così Eh vicino. sì, bella. Velocizzeremo un po'. Va bene. Eccoci. Ok. Eccolo. Yahaha. Facile, facile. Yeah. Poi qua sotto ce ne sta un altro che è uno schema di cubi. Così finiamo a 250 sta puntata e siamo No, fa. ce n'è un No, altro ancora. Ok. 251, che fastidio. Ecco lo schema di Gobi. La scatola. Il mio regno per una scatola. Cosa no? No, non mi dire che era là. No, non me lo dire. Non l'ho proprio visto. No, ma è Ah impossibile. no, era qua, ok. Pensavo che era più sopra Sai che qua li questa. nascondono vicino alle cose? Eh sì, infatti. Difficilissimo questo. Però c'è un po' di spazietto, carina, umida. Ok, preso. L'ultimo semicorogu per questa puntata si trova all'ingresso della por alla porta di Un po' Peridot. più a Sì, in realtà sinistra. non è proprio all'ingresso. Però ci siamo vicini, siamo vicini. Peridot, allora, Siamo dovrebbe vicini. essere Io proprio, non so secondo me è quanto qua, è giù. chissà, Turbine di Revali è pronto. meno male, allora dovrebbe Sta giù. stare da ste parti, qui ci sono nemici nascosti, eccolo, Molto nascosti. Ecco, un altro schema di cubi. E ultimo schema di cubi della giornata, poi Dedalo. Dedalo, e poi abbiamo finito questa zona. Ci resterà la vera e propria parte del deserto, su cui sono molto curioso. Alcune cose in realtà di quelle anche molto. Ah, è cascato dal coso. Alcune cose le abbiamo. Ah, è ribaltato. Quindi dobbiamo E mettere qua. sopra, Facile, sì. facile. Yaha! Sì. Salve, salve, salve. Perfetto. E ora è tempo di moto. Perché al Dedalo, come è stato anche sulla neve, ci si va in moto. È solo i verifichi. Ma prima del Dedalo, ragazzi, una cosa importante che non vi abbiamo detto, forse non lo sapete, ma sigla! Sigla! Rieccoci, vedete, è un posto Sì, molto tanto pericoloso, pieno di ci pipistrelli, dimentichiamo. cose. No, non lo dire, fai finta che lo facciamo apposta per fare simpatici. E ogni tanto ci piace scherzare con voi fingendo di non ricordarci, capito? Perché è molto divertente farlo. Attenzione,
proprio saltato tu in faccia. Sono un pirata della strada. Non sono un pirata della strada, sono un nemico. Comunque stai per finire la... certo, è giusto perché è tutto fatto apposta per finire esattamente davanti il forte Tel Abirin del Sud. Da 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 da. O viandante che ti avventuri nel Dedalo del deserto, ti propongo una sfida. Arriva indenne in fondo a questo labirinto di sabbia e scenderà su di te una benedizione. Se sentite un rumore mostruoso, stanno usando il trapano i vicini. Allora, cominciamo. Trova nel deserto, quindi tu dritto non, ti devi fare... Indenne intende vivo. Allora, noi abbiamo visto dall'alto, mamma mia, ma che cosa... Cioè, sentite? Bene, qui c'è il sagrario. Esatto. Io... Sembra. Dritto o sinistra e destra? Cosa ti ispira? Vabbè, siamo qua, andiamo dritto. Dritti. Sì, per ora andiamo dritto e vediamo che c'è. Sì, sarà tutto giocato sui... Tipo, ti fa andare giù? Poi su, poi giù. Sì, così. Perché se no non... Cioè, così non vedo... Infatti sembra che... tutto chiuso. Eccolo. Ma anche qua sembra chiuso. Ok, qui è chiuso, quindi via. Quindi dritto non serve che andate, sappiatelo. Sapevatelo. Io andrei a sinistra. A sinistra rispetto a questo senso di marcia, sì, rispetto, sì, all'ingresso. Sì, no, adesso. Tom, 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 tom. Secondo me c'è qualche parete finta da qualche parte. Ecco, qui c'è un ingresso. Però secondo me questo sarà molto più lineare. Semplice. Oppure no. Eccoci. Schifo Ganon, quindi di qui non si passa. Però non stiamo al centro, stiamo... Sì, sì, siamo entrati nella prima zona. Nel primo rettangolo. Ma prima di entrare qua, vediamo dove porta questa. Facciamo prima la strada esterna e poi interna. Esatto. No, lì sappiamo che c'è un ingresso, così poi vediamo come è strutturato. E qua non si passa. Sto vedendo se c'è un occhio. No, dall'altro lato starà. Ok, e da là si esce. Quindi facile, facile. Bisogna vedere dentro com'è. Mi intriga questo... Sono sempre belli i Dedali, a parte il fatto che carica le texture mentre cammini. Quello è molto fastidioso. Sinistra ancora, manteniamo la regola. Giusto. In realtà sempre o la destra o sempre la sinistra. Sì, devi scegliere un verso, vabbè. No. Da qua, secondo me, questo lo ammazziamo. No, non c'ha proprio gli occhi, ti stoppa. Forse da un'altra parte. Qui è chiuso. Quindi, però abbiamo trovato questo. E quindi quest'angolo l'abbiamo fatto. Però c'era una... Ora andiamo dall'altra una parte. Strada... No. Di qua possiamo tornare, sì, però prima finiamo tutto l'interno. E l'occhio? Prima finiamo l'interno. Quindi... Cosa stai facendo? Ok, qua è chiuso, qua è chiuso. E qua siamo dall'altra parte delle griglie. Ma quindi siamo scesi ora? Sì. Ok. E stiamo facendo il giro d'onda adesso. Ok. Mi ha un po' confuso questo giro d'onda. Lascia sta presa, mannaggia a te. Ok, vabbè, quindi questo non ci ha portato a niente. Giusto? Confermi, Black. T'ho fatto perdere? Sì. T'ammaraggiasti, come si dice in Sicilia? No, no, ok. Cosa? T'ammaraggiasti. Oh. Ti sei confusa. Vabbè, quindi questo non portava niente. Bene. Qua si sale, però... Però qui a destra possiamo andare... Ah, la zozzeria che vedevamo da prima. Vabbè, quindi abbiamo visto tutto questo settore. E quindi era solo questo scrigno con 300 rupie. Esatto. Zozzeria Ganon, zozzeria Ganon. Beh, ma non c'è un occhio lì? C'è una chiave. Non si chiama arma. No, una chiave.
No, è un'arma. Arco gerudo. Quindi vuol dire che però ci sta un occhio da qualche parte, se no. Potresti avere ragione. Sopra probabilmente. E di qua? Sempre tozzeria, però dalla però di qua ci posso andare. Sì. Qui io ci piazzerei nell'occhio, no? No, ah, è il centro. Intanto siamo passati da quello di destra a quello di sinistra. Zitti, no, zitti. Sì, passando sotto. Quindi questa pausa mi ha fatto perdere un attimo. Vedi che siamo più in alto. Oh, dai, ci sarà. Ok. No, no. Allora, vediamo un po'. Di qua possiamo andare. Ma di qua si torna indietro. Esatto. Quindi questa è la zozzeria. Zozzeria, l'arco. Qua da dove veniva? Sì. Voglio vedere di qua che c'è. Ok, questo è quello che vedevamo da prima. E lì c'è uno scrigno, quindi noi possiamo fare anche così, volendo. C'hai ragione. Questa è poca zozzeria. Scimitarra, chiar di luna. Ce l'abbiamo. Sì, però. Sì, togli quella e togli l'altra. Per quanto forse la spada del soldato non l'avevamo già portata. Mi pare di sì. Usa le armi. Mi piace la scimitarra. Ne abbiamo due, quindi uno lo useremo. Allora, vediamo di questo. Oh, questa è una nuova cosa. Quindi qui dovremmo aver finito tutto. Uno scrigno per settore, forse c'è. Allora. Da qua torniamo giù. Lì c'è un'altra cosa. Sì, no, quindi questo è ancora più giù. Sì. Ma che spettacolo è? Spadone. Spadone gerudo. Ci interessa. Interesting. Sì. Però adesso stiamo facendo. No, è che continuiamo a scendere, quindi ci confonde perché stiamo facendo tipo. Come è possibile? Questo è nuovo, non ci siamo. Prima di andare qua, fammi andare di qua. Sì, però dovremmo. Vediamo il coso dell'eroe. È che vedi, col fatto. Siamo sempre a quella a destra. Vedi? Questo è nuovo. Siamo entrati da qua. Abbiamo girato tutto questo. Quindi quello non l'abbiamo finito. Questo. No, qui c'era lo schifo Ganon. Qui. Ma neanche quell'altro di giù. Qui però. Qui c'è qualcosa da vedere. Sì, quindi torniamo indietro. A meno che non ci si arrivi dopo essere passati da qua. Però torniamo indietro per vederlo. Questo è. Ok, a noi interessa entrare qua dentro. Giusto? Cammino sì. Dell'eroe. No. Sì, ci interessa sì, entrare sì. Nel prossimo. Ah, sì, dobbiamo tornare di là. Sì, poi giri a sinistra. Che qua non ci siamo stati. E là infatti c'è uno scudo. O un'altra arma. Sì. Un arco. Sì, direi. Sempre arco gerudo. E questo è il centro. Aspetta, noi non mi ricordo mai qual è. Quello sotto.
Ok, quindi questo ci mancava da vedere qua. Ci sarà uno scrignetto? Non ci sarà niente? Un giro a vuoto? Un giro a vuoto. Intanto butta un occhio pure in alto, perché sai, magari ti piazzano un passaggio. Ok, ora abbiamo fatto anche questo. Torniamo dove eravamo. Quindi qua a sinistra. No, qua a sinistra era solo la spada. E dopo, esatto, a sinistra. Che stai a fare? Corri. Pelandrone. Che spettacolo. Qui c'eravamo già passati. Certo, stiamo tornando indietro. Sì. E dobbiamo, per andare avanti siamo andati, esatto, indietro a vedere, esatto, là. Esatto. E ora dobbiamo andare davanti, dall'altro lato, in realtà. Qua dentro. Qua avevamo visto già. Sì. Ci resta quest'angolo da vedere. Eccolo, esatto. Rupia d'argento. Tanto abbiamo un buon di soldi, dobbiamo andare alle fate radiose poi anche, sì, a potenziare cose. Ma per le fate radiose ci servono i materiali. Sì, lo so, però abbiamo un'altra scheggia di stella. Ma... quindi, da questa parte, giusto? Sì. Che è l'altro? Qui centro. C'è una luce. Ah no. Sì, però sembrava... era la luce prima. Questo è un centro, e lì però c'era qualcosa. L'occhio. No, niente occhio, però da qua è aggirato. E in realtà qui ci faccio il giretto solo perché almeno ci spunta il cammino dell'eroe. E almeno non arriviamo a un certo punto e facciamo: ah, ma lì ci siamo scordati un pezzo. Sapete com'è. Quindi ci resta comunque un pezzo che ci siamo scordati, ma non è un problema. Da qua secondo me vai verso il sacrario. Quindi voglio prima vedere qua. Oddio, per quanto potrebbe essere pure qui il sacrario. Esatto, da qua si entra al sacrario. Allora prima andiamo a vedere sopra questa zozzeria cosa c'è. Schifo. Sopra non c'è niente. C'è zozzeria pure qua. Non avevo considerato questo prima di fare lo sgargiullo saltando. Ah no, allora ora da qua arriviamo dove eravamo prima. Se non moriamo prima. Esatto, lo spadone. Ah, ok, adesso come faremo? Adesso zozzeria ti leva solo vita, non è che ti uccide. E poi quando sei un eroe curioso rischi. Eroe curioso. Era proprio quello a cui mi riferivo. Che prova atletica. E ora, ragazzi, e ora... sacrario. Esatto. Ma prima fammi vedere se... no, di qua era chiuso. Ecco perché. Ta-da. Carino, poi usciremo da qua. Deirama, sacrale, tanto sarà benedizione, perché dopo sì, i cosi c'è sempre la benedizione. Sì, perché comunque è già difficile. Ci sarà un vestito? La prova del deserto superata. Yeah! E con questa, tra l'altro, si chiude la nostra puntata. Niente semikuroku dopo. No. Benedizione di Deirama. Dai, la pietra focaglia che ci serve. Tre magie e tristezza, una pietra focaglia. Vestiti da barbaro. Wow, sono bellissimi. Che bello. Ordina, va. Abbiamo anche il cappello noi da barbaro. Davvero? Sì. Ah, è quello col teschio. No, invece non ce li abbiamo. Sì, mettitelo così. No, sta in ordine. Ah, eccolo, abbiamo il completo. Ufficialmente. Wow, finito, ragazzi. Forza. Aspetta, Mazza, la mano sulla pancia è finissima. Un urukai, praticamente siamo. Che bello. Quanto siamo fighi. Mo ci facciamo come copertina, faremo un selfie con questo vestito. Mm-hmm.
Cosa fa come abilità? Penso forza Ci o migliora. Ci resistenza. migliora. Sì, mi sa vestire la capacità combattiva. Esatto, Combattimento, più attacco. più attacco. Dobbiamo andare dalla fata Quindi andremo in giro rabbiosa. così perché siamo super coatti. Che Cioè, è figo. uno schifo a livello di Dove stati. Stavanna. vai? Senza prendere la Senza prendere la benedizione. benedizione. Acceso, il barbaro. Mazza, che figata di Certo, vestito. un po' È proprio un figo. svestito. Vabbè, perché da barbaro ci può stare. Perché se il barbaro è sempre caldo. Un tipo Cioè, caldo. va in ira e Esatto, quindi in è rage. caliente. Allora, dai, faccia fa sta foto, su. Oh, ti puoi decomporre che dobbiamo andare a farci un selfie fuori dal Dedalo, sul Dedalo col vestito. Oh, perfetto. E così si conclude il nostro vestiario da barbaro. Mi sa che gli altri due pezzi ci aveva dati proprio qualche sagrario, ora non ricordo. Sarebbe carino andarlo a leggere e scrivervelo almeno nei commenti. Perché rivedermi 70 puntate mi sembra eccessivo. Ma già Più tutta 70 la guida. sono. No, della guida no, no, 70 del let's play, dico. Che magari. Dobbiamo però fare un altro quarto, o no? E ora qui è aperto, giustamente. Dobbiamo fare l'altro quarto. Che dobbiamo fare? Metti il cammino dell'eroe. No, no, abbiamo visto tutto, mi sa. Vedi? Ecco, l'altro Oh, quarto dobbiamo giusto. fare. Andiamo a fare l'altro quarto. L'ultimo quartino non portava niente, quindi abbiamo beccato subito quello giusto andando a sinistra. Ma forse c'è uno Sì, scrigno. sicuramente. No, intendo non portava al sagrario. Vabbè, questo come Dedalo in sé era molto semplice. Sì, ma si vedeva anche Dalla struttura, sì. dalla struttura. Rispetto tipo a quelli Sì, romboidali, il piano. primo è stato infinito, Il primo cioè perché era un vero labirinto, non c'era la arzigogolato. simmetria, c'erano robe a caso. Sento rumori. Nemici, finora. Quello che i nemici non sanno è che noi abbiamo. Ok, quindi quella là è lo schifo che si vedeva di là, e dentro c'è un'arma intanto, come sempre. Altro scudo, altro arco. No, non è vero, sono le violettitudine dello schifo Ganon. Da notare che c'hai tipo i capelli rossi del Sì. Gerudo, cioè meno rossi, Qui dovrebbero starci i più nemici. No. bordeaux. Oh. Non c'è niente proprio. Però si sentivano i nemici. Mi sembra strana la cosa. Qui non c'è Ah, niente. e poi peccato almeno uno scrigno ci dovrebbe essere. Sì. Forse è qui, perché questa è un'altra stanza. Siamo nell'altro blocco. Eccolo. Eccolo. Mi pareva strano, non ci fosse niente. Scudo solare che piglieremo perché comunque sia. Allora, buttiamo. Questo sì che ce l'abbiamo. Mannaggia, che questo ci Quello sta da bene col 55 vestito. sopra. No, 44. quello so che ce l'abbiamo altri No, che vabbè, però con 44, scusa, scudo bestiale. Ok. Quanto questo è bellissimo. No, ci sta meglio quello che abbiamo ora. Eh sì, quello punto. No, poi. No, è brutto. Bravo, poi apre coi calci, dai, è perfetta. Scudo solare. Oh, perfetto. Ora, che dire, ragazzi, dovrebbe essere finito, Vedi quindi. un po' il cammino. Dello sbreroe. Yeah. Vabbè, giusto quel Vabbè, pezzettino ma questo d'uscita. devi fare il giro del coso, quindi insomma. Possiamo ufficialmente uscire dal Se Dedalo. E no, mi sono incastrato facendo un giro interno. Qui c'è proprio un punto in cui si sente. Ah, ma perché forse sono fuori la parte esterna del Dedalo. Ah, la parte esterna del Dedalo non l'abbiamo fatto.
No? Ah, nei dintorni, vedere che c'è. Continuando a girare in tondo, mi sono perso. Per uscire, perché... Io non ti so aiutare, perché mi sto... Esatto, mi sono perso, sì, sì, sì. Mi piace molto questo completo, devo dire, comunque. Sì. Ma... Come cavolo... Puoi dire da qua dentro. Dicevamo, adesso usciamo dal dedalo. Era di qua. Esatto. Oppure no. No, era dall'altra parte. Ma che cosa è successo? Però scusa, noi quando siamo entrati si erano sentiti i nemici. Oh, ecco. Qua infatti si sentono i nemici. Eh no, quindi l'ultimo giro che abbiamo fatto era giusto. Ora qui all'angolo c'è lo schifo. Ok. Ah, eccolo. Ah, ma perché è notte? Allora, ufficialmente questo è fuori praticamente dal dedalo, però ce lo facciamo. Cioè, è ufficialmente ancora dentro. Però dubito che ci sia qualcosa. Ma noi ci facciamo tutto il giretto, che è magari uno scrigno buttato lì. Mal che vada, taglieremo noi che corriamo in tondo e basta. Eccoci. Allora ragazzi, che dire, anche questa puntata è finita e ci si vedrà la prossima volta con sempre la nostra puntata della guida. E niente, non resta altro da fare che esplorare il deserto. Partiremo penso dalla città Goron. Così vediamo a Gerudo. Io sbaglierò sempre. E ci metteremo quel bel vestitino da la donna, esatto. La perché donna. Oh, guarda che però gli hanno messo degli shorts, perché sennò si vedeva un po' l'intimo. E quindi gli hanno messo gli shorts. Oh, eccoci, era quello che volevo. Ciao, la foto. E ci salutiamo così, sì. Ciao belli, alla prossima. E mettete like, commenti, condivisioni, esatto. Se vi è piaciuto questo dedalo. E o se siete stati comunque delusi, perché comunque non era niente di che alla fine. Beh, io sono molto soddisfatto del vestitino. Sì, quello sì, quello sì. Però comunque se per sé il dedalo magari non è stato. È molto semplice, sì, sì, sì. Detto questo, ragazzi, grazie di tutto. Ciao. E alla prossima. Ciao belli! Mi raccomando, iscrizione, like, bla bla bla.